La Milper nasce nel 1998, parte tutto da una passione sicuramente per la meccanica, io sono perito meccanico e anche da una forte propulsione per fare impresa. Abbiamo sempre lavorato con una politica rivolta sempre alla soddisfazione del cliente. Ho fatto sempre i prodotti come se fossero fatti per me. E quando li guardavo, se mi piacevano e soddisfavano la mia esigenza personale, andavano bene anche per il mio cliente. Oggi Milper è un gruppo costituito da due società, una società si occupa prevalentemente di strutture in alluminio e l'altra in realtà si impegna per realizzare strutture in metallo, acciaio e ferro. Con il nuovo stabilimento dal 2015 abbiamo fatto un percorso Lean, entra in campo il lavoro fatto con Meiko Consulting, importantissimo perché ci ha consentito di migliorare il flusso produttivo, di ridurre gli sprechi quasi a zero, ma soprattutto di rendere molto più fluido l'aspetto produttivo. Poi in una seconda fase di sviluppare la Lean nel settore commerciale. Quindi non ragionare più sul tema Lean solo in produzione, ma snellire anche tutte le fasi che cominciano dall'arrivo dell'ordine del cliente a poi la messa in produzione. Quando abbiamo iniziato questo progetto, all'inizio sì, è stato un bel cambiamento perché abituati comunque ad un certo modo, ad un certo tipo di lavoro, è stata un po' dura. Poi col contributo di tutti siamo arrivati a questo punto. Con questa attività durata circa un anno siamo riusciti a snellire molto questa fase e ottimizzarla per conseguentemente essere più pronti nel mercato. In questa fase qua siamo diventati molto più social, stiamo comunicando molto più attraverso i telefoni e molto più attraverso lettere e questo insomma è il futuro sicuramente. L'azienda Milper Group è la conferma di come un'impresa può trasformare la propria cultura da artigianale a manageriale. Quindi non è tanto importante quanto grande è la tua azienda, ma quanto grandi sono i tuoi pensieri. Il progetto Milper Group ha visto tre fasi importanti che sono durate in più anni. La prima parte fondamentale con l'introduzione della metodologia Lean Production, quindi nella parte produttiva. Una seconda fase che ha coinvolto e riguardato l'ufficio tecnico, quindi lo sviluppo di nuovi prodotti per essere più veloci e rispondere più velocemente alle richieste del mercato. E l'ultima fase, che è quella della parte dello sviluppo dell'impresa, quindi la parte marketing e vendite. Fattore determinante è ancora una volta la capacità e il coinvolgimento e lo sviluppo delle risorse interne all'azienda. Thank you.